Tutti gli interventi hanno non solo illustrato il progetto Civetta nella sua realizzazione, ma ha anche offerto piste di riflessione su come può essere vincente una formazione condivisa, collaborativa, cooperativa e innovativa, senza dimenticare che il progetto in sé ha anche un obiettivo specifico, che è quello del riconoscimento bilaterale, binazionale, delle competenze raggiunte nel settore energetico. Adesso darei la parola al nostro dirigente scolastico, la professoressa Maria Vittoria Bossolastro, per una breve conclusione. Bene, allora, mi sembra che di spunti, di piste di lavoro ne siano emerse numerose. Partirei appunto, ringrazio il professor Varga perché mi ha anticipato nelle conclusioni, quindi mi ha fatto alla fine un grande favore. Io pensavo di partire dalla fase iniziale del suo intervento, però magari lo faccio velocemente. Bene, allora, e anche dalle suggestioni della dottoressa. Beh, allora, transizione energetica è inevitabile, quindi quello che facciamo con questo progetto è assolutamente necessario, assolutamente al passo coi tempi. Sono necessarie figure qualificate, figure innovative, che possiedono, che maturano competenze acquisite in vari contesti, quindi competenze formali ma anche informali e non formali, competenze tecniche che via via devono aggiornarsi nel nostro settore, in particolare fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e bioedilizia, ma abbiamo sentito parlare anche di competenze organizzative, competenze amministrative, competenze relazionali, l'importanza anche del saper lavorare in gruppo. Ecco, credo che noi, mi permetto di dire, tutto sommato siamo stati e siamo un esempio dei risultati che si ottengono con un buon team working. Certo, bisogna avere i partner, come dire, giusti, no? Noi siamo orgogliosi di questo lavorare insieme. Quindi, ragazzi, in un'epoca in cui spesso l'individualismo diventa un po' il tema dominante, da soli non si va molto lontano. Devo dire che però neanche con i partner non giusti non si va lontano. Quindi quando si scelgono, o si ha la fortuna, insomma, di incontrare i partner giusti e come dire, si rispettano, si lavora nel rispetto delle competenze, delle professionalità, certamente si va più lontano. Competenze innovative, competenze green, costruzioni driver per lo sviluppo, scenario internazionale. Formazione congiunta, riconoscimento delle qualifiche, chissà che non possa essere addirittura un riconoscimento non solo nei due territori, Italia-Francia, ma anche un riconoscimento a livello europeo. Credo che in un contesto formativo la frase che ci ha lasciato il dottor Muscio, la sperimentazione è il modo migliore per conoscere e soprattutto acquisire confidenze. Ecco, mi sembra veramente importante che noi nella quotidianità, noi anche a scuola intendo dire, nella quotidianità della nostra azione, portiamo avanti questo messaggio con gli studenti, che loro lo facciano proprio. Soprattutto è importante pensare che non si impara una volta per tutte, direi anche che è importante, come diceva la professoressa Semenrosso, valorizzare il capitale umano. Ecco, quindi abbiamo creduto in questa scommessa, ecco, non solo noi all'Erasmus, ma certamente anche il liceo francese, anche i partner di Vitale Sostenibile con cui abbiamo condiviso questa esperienza. Rispetto del nostro ambiente, cultura sostenibile, green, quindi siamo assolutamente, come dire, al passo, sui al passo rispetto ai tempi. Vediamo, come è stato più volte ripetuto, di non lasciar cadere poi questa esperienza, quindi i ragazzi porteranno avanti nella loro formazione, nella loro professionalità, quello che hanno potuto acquisire, aggiorneranno ulteriormente il loro patrimonio di conoscenze. Noi vedremo, come si diceva prima, di portare avanti questo lavoro, farne tesoro anche con altri studenti, anche quando il progetto sarà concluso, perché come vedete poi si impara, si mette a punto anche un metodo, quindi non è un'esperienza che nasce e finisce. Un metodo, una metodologia, abbiamo visto prima come, in modo molto approfondito, anche l'intervento del
dottor Rosso, come il valore di queste metodologie innovative e il lavoro che viene proposto agli studenti in piattaforma, quindi veramente un ventaglio di metodologie che, proprio perché si tratta di modalità diverse e complementari, dovrebbero perseguire, questo è il nostro intento, l'obiettivo che è quello di far acquisire a tutti le competenze necessarie per questa società complessa, perché ormai è inevitabile, non possiamo non riconoscerlo, siamo in una società complessa, si è parlato di flessibilità e quindi bisogna essere, come dire, all'altezza di questi tempi. E quindi, tornando alla lettera dei ragazzi dell'Erasmus, mi piace concludere dicendo grazie per il vostro affetto, grazie a voi soprattutto, direi, per l'impegno, perché noi non saremmo neanche poi andati tanto lontano se il nostro messaggio formativo non avesse trovato da parte vostra, dei vostri compagni che adesso non sono qui, molti si sono già anche diplomati, ecco. Quindi diciamo si è creata una buona sinergia tra la proposta formativa di questo partenariato ma anche di voi studenti, diciamo che abbiamo capito che si può fare scuola anche meglio cercando di essere al passo coi tempi. Vero, non è scontato che le scuole facciano qualcosa in più dei programmi ministeriali, è certamente un grosso impegno, quindi io colgo anche l'occasione per ringraziare non solo i docenti che sono qui e che hanno parlato come relatori, ma anche i docenti che sono in sala, gli insegnanti che oggi non hanno potuto essere qui. Ringrazio anche chi ci ha sostenuto sotto l'aspetto amministrativo, devo dire che questo progetto sotto l'aspetto amministrativo è tutt'altro che di facile gestione, quindi la dottoressa Caracciolo, la nostra direttrice amministrativa che dall'anno scorso ha un comando all'estero, che però, come dire, ci ha sostenuto in modo intenso anche a distanza, quindi grazie Francesca, grazie alla nostra DSGA incaricata, ragioniera Margherita Di Paola, grazie alla signora che è qua con noi oggi, che ci ha supportato nel lavoro di segreteria, la signora Giuditta Orlando. E ancora grazie a tutti i partner, senza i quali insomma non saremmo arrivati a questa attività, ai risultati che già abbiamo avuto, direi anche a questo convegno, perché anche l'organizzazione di un convegno è tutt'altro che semplice. Va bene, quindi io vi saluto, anzi spero, no, non vi saluto, vi saluto qua, però spero poi, come dicevo prima, di rivedervi più tardi, verso le 19:30. Ripeto, per chi non era in sala, siete tutti invitati, abbiamo il piacere di condividere con voi anche un momento, come dire, un po' più leggero, insomma, un po' più conviviale, che è la pericena che avremo alle 19:30 al Caffè San Carlo, quindi siete tutti graditi, insomma, quindi spero che vi possiate fermare. E noi domani continueremo le nostre attività, quindi dopo il convegno di oggi avremo per 2 giorni il meeting, perché oggi abbiamo un po' portato la punta dell'iceberg, ma anche l'attività con i ragazzi è quello che si vede, ma dietro c'è molto lavoro, e non è casuale, insomma, no? Che queste attività si possano fare, si possano far bene, che ci sia un buon legame tra i partner, c'è, cioè, una progettazione, una esecuzione, insomma, condivisa, ripensata, e quindi domani sarà uno dei momenti in cui noi ci incontriamo, domani e dopodomani, per fare una serie di attività un po' per fare un punto della situazione, quindi con un valore di report, ma anche di progettazione di quello che in termini magari di micro progettazione, perché la progettazione grande ovviamente è stata fatta, di micro progettazione rispetto a questo anno scolastico. Bene, grazie per essere stati qui. E ai ragazzi non posso che dire buon futuro sentendovi protagonisti del vostro futuro, quindi attenzione che il futuro non cade dall'alto, il futuro si costruisce, addirittura dice qualcuno il futuro si anticipa, ecco, noi non dico che abbiamo anticipato con questa cosa, però stiamo andando nella direzione di pensarci per tempo, prima di come dire, far uscire diplomati che poi sono un attimo disorientati perché la società è complessa, ma la scuola è antica, spesso non le va.
la scuola italiana a volte è un po' antica, quindi la volontà era quella di dare qualche strumento di gestione rispetto alla complessità di oggi, soprattutto in termini professionali ovviamente, ma anche per fenomeni razionali, cognitivi, eccetera, eccetera. Buonasera ancora e a più tardi. Perché mi prendo un po' dall'alto. Ancora una?